le mani di buon oggi. anno a tutti, eh? Nord, okay. Apre Nord, 4, 3, 7, 9, 15, qui Nord a Busenza. Scusate. Est di Carapasso, Sud di Cara Due Fiori, Ovest Passo, Nord di Cara Due Quadri, non ha quarte nomi, e Sud di Cara Tre Senza. Bene, adesso tocca a Est l'attacco. Io ho visto che la maggior parte di voi ha attaccato 10 di picche. E va bene, attacco 10 di picche. Mettiamoci nei panni di dichiarante e vediamo come si fa questa mano. Allora, contando le prese, qui sembra che ci sia da lavorare, perché si possono fare 4 o 5 prese di fiori, 2 a quadri, almeno 1 o 2 a cuori, una picca, quindi le prese non dovrebbero mancare. Però attenzione, questa mano, se si comincia a fare, come ho fatto qualcuno, la base di picche, qui vince con il re e ritorna a picche, e le cose qui cominciano a farsi mica tanto bene, perché poi bisogna vedere se le fiori corrono, se va bene la parte di cuore. E invece, guardate, torniamo indietro. Questa mano probabilmente è più semplice di quel che si pensi. Allora, anche con l'attacco di sipicche bisogna passare l'asso. Ecco, adesso cominciamo a fare le prese, o ad affrancare le prese, evitando di dare la mano a est, in modo che finché prende ovest, vedete che anche ovest, cioè la donna di picche viene protetta se prende ovest. Quindi adesso bisogna giocare piccolo fiori per l'asso, e poi bisogna giocare il fardo di fiori e farlo girare. Se poi per caso ci dovesse essere la dama seconda dei fiori in ovest, non ha importanza, l'importante è riuscire ad affrancare le prese impedendo a est di entrare in beta. Infatti adesso si gioca a fardo di fiori. Ecco, vedete qui, adesso la questione si fa in questo modo: a est praticamente scarta picche, voi potete anche lisciare e prendere ovest. Tocca a ovest, voi vedete che adesso voi contate già 4 prese di fiori, 2 prese a quadri 6, una picca l'avete fatta 7, una a cuori 8, però tocca a ovest muovere. Vedete che se ovest si muove a picche, vi fa fare la nona presa con la donna di picche. Diciamo che ovest gioca a quadri, voi prendete con l'asso, le fiori sono già franche. Eh? Adesso potete giocare sempre dama di cuori, potete affrancare la presa di cuori impedendo a est di entrare in presa. Quindi prende ovest. Come vedete, ritorniamo più di prima, adesso ovest gioca ancora a quadri. Ma adesso potete reclamare tranquillamente la nuova presa, perché voi fate, contate, 2 prese di quadri, 4 prese di fiori, una presa di picche e almeno 2 prese di cuori. Quindi adesso fate 3 di quadri, vi incassate le fiori, vedete, adesso vi incassate le 3 fiori, poi incassate le 2 cuori e siete arrivati comunque a 9 prese. Se le cuori non corrono, pazienza, ma avete fatto comunque 9 prese. Ah, volevo mettere in evidenza che questo modo di giocare era corretto anche giocando un torneo a match point, cioè in Mitchell. Se si giocasse a IMS oppure in duplicato, è obbligatorio questa linea di gioco che abbiamo appena visto, cioè si vince con l'asso di picche, si gioca fiori per l'asso e si protegge la dama di picche e anche la forchetta di cuori, impedendo a est di muovere i colori. Mano numero 2. Oh, vediamo, questa mano è anche qui a est a 15, quindi apre un senza, sud di Carapasso, e ovest che apre sostanzialmente l'apertura, non ha interesse per i nobili e dichiara tre senza. Attacco di sud naturalissimo e dama di picche. Dunque, vediamo un po' questa mano. Ci sono 2 prese di picche, 2 prese di cuori, 2 prese di fiori e sicuramente fate almeno 2 prese di quadri, però in totale sarebbero solo 8, cioè con 2 picche, 2 cuori, 2 fiori, facendo 2 prese di quadri si arriva a 8. Bisognerebbe fare 3 prese di quadri sperando che le quadri siano divise.
Oppure, attenzione, guardate che quando vi capita questa figura, se non avete problemi di rientri da una parte o dall'altra, come sono problemi in questo caso, dovete giocare il seme di quadri in modo da fare tre prese e vedere il seme di quadri, dovete giocarlo piccola verso gli orologi, dove ne avete almeno due, in modo tale che se per caso, se le quadre sono 3-3, in ogni caso vi fate tre prese, ma fate tre prese anche quando vi trovate con l'asso di quadri, magari secondo dalla parte prima dei due orologi. Quindi questa mano qui bisogna vincere con il re di picche e giocare quadri da morto. Quadri, nobile non ha interesse a passare l'asso, quindi mette la picca, voi mettete la donna e se fa presa, vedete, adesso dovete andare a morto con la fiori oppure con la cuori, una delle due, si va a morto. E si gioca ancora a quadri. E voi vedete che adesso Nord vince di asso di quadri perché sarà secco. E vedete, qualsiasi cosa giochi, adesso mettiamo giochi picchi e voi fate la presa con l'asso. Sbloccate il fante di quadri. Ecco, adesso diciamo che Nord si tiene la picca, vediamo Nord scarta una cuori. Adesso vedete, il dichiarante va a morto con la cuori. Si incassa il re di quadri. Ecco che adesso c'è ancora l'asso di cuori. E ha fatto 9 prese, l'asso di cuori, l'asso di fiori e le rimanenti prese sono degli avversari. Questo modo qui di giocare era, anche se fosse stato tipo Mitchell, era corretto, perché praticamente era il modo migliore per muovere il colore di quadri per poter fare 3 prese in quel seme. Chi ha mosso l'onore di quadri di mano, beh, poi alla fine magari è riuscito a fare l'impegno lo stesso perché c'era una situazione particolare dove il Nord, dovendo reggere da solo sia le cuori che le fiori, veniva compresso. Però il modo corretto di giocare la mano, come l'abbiamo vista, era quello di giocare quadri dal morto verso dama fante terzi di mano, in modo da vincere sempre con i quadri stretti, ma anche con l'asso di quadri secco secondo il Nord. Mano numero 3. Ancora c'è l'apertura di un senza, questa volta da parte di Sud, ora si dichiara passo, e Nord che ha 10 punti con la sesta di quadri, è normale la dichiarazione di 3 senza. C'è chi ha fatto il transfer per le quadri, per poi dire tre senza, ma cambia poco, insomma. Poi, soprattutto in Mice, ma anche se si gioca in duplicato, con queste carte qui è normale praticamente giocare il contratto più breve, che è quello di tre senza. E tutti passano. Allora, vediamo. Ovest, attacco, dama di picche. Dunque, questa mano qui sembra semplice all'origine perché qui avete due prese di picche, due prese di cuori e poi apparentemente sembra che si possono fare a 5 prese di quadri. L'unico problema però è questo, è che se le quadri sono 4-0, vediamo un po', quelli che hanno vinto qui a picche, hanno asso secchi, quelli che hanno giocato quadri, ecco, si sono trovati in questa situazione. Quadri. Adesso mettete la donna, Est che si trova su doppia fetta, prende con l'asso, rigioca picche e fra poco vedrete che questa mano qui c'è una grossissima sofferenza a fare la mano, perché le quadre non corrono. Potete provare adesso, gli avversari si sono affiancati le picche e quindi vedete fra poco ci sarà un grosso problema. Anche se provate sulle fiori, ovviamente Ovest vince con l'asso e si incassa le 3 picche. Eppure questo contratto era sicuro al 100%. E vediamo come va giocata. Vi rimetto la mano. O quasi al 100%, ma tra poco vedremo.
Allora, il contratto è a tre senza. E mi attaccano, dava dipinte. Ora, se le quadre sono divise 2-2 oppure 3-1, non ci saranno problemi a fare due prese di polli e 5 prese di quadri. Quindi fate 9 prese senza bisogno delle fiori. Giocare subito fiori è sbagliato perché dovete passare per l'asso degli avversari e fate due prese di picche, due prese di cuori e quattro prese di fiori, non ce la fate ad arrivare a nove. Quindi è corretto anticipare le quadri, però come bisogna giocare le quadre? Guardate, bisogna giocare le quadre dal morto. Perché? Perché se le quadre sono... Adesso, ma come si fa ad andare a morto? Chi prova a giocare i fiori può trovarsi la sgradita sorpresa che gli avversari vincono con l'asso e continuano picche. E siamo fermi a soltanto a 8 prese. Invece questa mano qui, cosa strana, bisogna andare a morto con l'asso di cuore. Attenzione, adesso giocate quadri da morto e i casi sono due: o il re di quadri fa presa oppure vi viene lisciato. Ma se vi viene lisciato perché tutti rispondono, beh, non ci sono problemi. Ma se per caso Est rifiuta quadri, ovviamente lo vedete, passate il re di quadri e dopo sarete in grado di fare 5 prese di quadri facendo la passa sia a 10 che a 9. Se Ovest c'è asso 10, 9 quarti, voi adesso sarete in grado di giocare 2 volte quadri verso il morto, passando, non appena vedete la pippa, passate l'8, altrimenti farete la passa al 9 e al 10. E quindi farete 5 quadri se le 4 quadri sono in Ovest. Se invece le 4 quadri sono in Est mette l'asso di quadri, vedete adesso, mettendovi l'asso di quadri vi aiuta perché voi farete 5 prese di quadri, 2 di cuori, 2 di picche e arrivate a 9 prese. Infine, che cosa può succedere? Torniamo indietro, che Est, che ha asso 10 quarti, non mette l'asso di quadri. E voi fate il re di quadri e vi trovate in presa. Attenzione, che cosa fate adesso che siete in presa con l'asso di quadri? Perché adesso è chiaro che non potete più giocare le quadri, altrimenti Est prende, c'è ancora doppia ferma e vi sbondono a picche. Però adesso contate le prese, voi avete 2 prese a picche, 2 prese a cuori. Una presa a quadri l'avete appena fatta, ve ne bastano 4 fiori per arrivare a 9. Ora è il momento di giocare i fiori. Attenzione però, perché c'è anche questa roba. Supponiamo che la dama di fiori faccia presa, voi continuate i fiori. E anche il fante di fiori fa presa e l'avversario può prendere. Adesso che si fa? Non potete giocare padre perché altrimenti avversari prendono ci smontano le picche. Adesso dovete venire in mano. Con cosa si viene in mano? Si viene in mano con cuori e si gioca ancora a fiori. Voi vedete, adesso gli avversari vincono, possono incassare a uno o due cuori ancora, possono anche incassare l'asso di quadri, ma voi vi siete garantite le 9 prese. Vedete, adesso questo qui vince con l'asso di fiori, vi gioca ancora a picche. E voi vi incassate le 2 fiori vincenti e siete arrivati a 9. Quindi vedete, questa mano qui sostanzialmente bisognerà andare a morto con l'asso di cuori. Ripeto, guardate bene le carte. Guardate, dovete, se le quadri sono divise 2-2 o 3-1, non ci saranno problemi a fare 9 prese. Il problema è che voi, andando a morto a cuori, giocando quadri dal morto, vi state prendendo una precauzione contro la 4-0, sia a destra che a sinistra. Mano numero 4. Completiamo il giro adesso con l'Ovest che apre 2 senza, no, de passo. Est dichiara 3 quadri, transfer per i cuori, Sud dichiara passo, Ovest obbedisce di 3 cuori, no, de passo, Est dichiara 3 senza, lascia al compagno decidere se vuole giocare 3 senza o 4 cuori. Ovviamente Ovest, avendo soltanto 2 carte di cuori, preferisce giocare 3 senza. Tocca a Nord l'attacco.
Diciamo che nord l'attacco più surnaturale è nel palo lungo, dove c'è le 10 quarte, non è l'attacco più naturale. Ed è un attacco, diciamo, aggressivo, però è fortunato perché trova Dama Fante da compagno. Adesso vediamo, piccola fiore, Fante di sud, che tocca a Asa. Ora, prima di decidere cosa fare, contiamo le prese. Perché il problema di questa mano, vedete, sembra che si può andare a morto a picche, può fare l'impasse di quadri, si possono fare tre o quattro prese di quadri, si possono anche fare tre o quattro prese di cuore, anche quattro prese di cuori. Il problema di questa mano è che gli avversari adesso non si sa, dato che bisogna passare per il re di cuori e per il re di quadri, e potrebbero almeno uno dei due, o tutti e due possono essere in nord. Il problema adesso è sapere quante fiori hanno gli avversari da incassare. Quindi questo è il caso tipico in cui bisogna lisciare. Questo continua a donna di fiori e voi lisciate ancora. E questo gioca ancora a fiori. Beh, finalmente adesso vincete con l'asso di fiori, però attenzione, adesso avete scoperto che le fiori erano divise, quindi gli avversari hanno soltanto una fiore ancora da incassare. E tocca a noi adesso. Cosa giochiamo? Adesso, visto che gli avversari hanno soltanto una fiori da incassare, sembra che la cosa più logica sia quella di giocare cuori e cuori. Gli avversari si faranno il re di cuori, si possono fare il re di fiori, ma poi noi possiamo recanare tutte le prese, perché possiamo fare quattro prese di cuori, tre prese di picche, la fiore che abbiamo già fatto e l'asso di quadri. Però questo modo di procedere è sbagliato. Vediamo, se noi giochiamo l'asso di cuori e cuori, ecco, tutto andrebbe bene se Nord vincesse, o Nord o Sud, se vincono con il re di cuori, perché io ho l'ingresso con il re di picche per incassare i cuori. Invece Nord decide di non vincere sulla torre di cuori. E adesso che si fa? Le cuori non sono franche. Gli avversari sono ancora i re. Gli avversari hanno il re di cuori e anche il re di fiori ancora da incassare. Adesso che si fa? Adesso uno dice, vabbè, adesso vado a morto a picche, non potendo giocare cuori, faccio la pasta di quadri. Però guardate un po' che cosa succede. Che Nord vince con il re di quadri, si incassa il re di fiori, poi si incasserà anche il re di cuori e noi siamo andati sotto. Come bisogna giocare? Adesso vi faccio vedere invece il modo corretto di giocare a mano per cercare di assicurarsi il contratto. Dopo aver appurato che le fiori sono divise, allora il contratto ha tre sensi. L'attacco è piccola fiore e visto che noi abbiamo lisciato la prima fiore. Dama di fiori abbiamo lisciato anche la seconda. E abbiamo vinto il terzo giro di fiori. Ora, chi va a morto con la picche e fa l'impasse dei quadri, si trova nella stessa situazione. Gli avversari vincono se ci va male, vincono con il re di quadri, poi si fanno il re di fiori e dopo dobbiamo fare l'impasse di cuori, che se però ci va male siamo andati sotto. Invece questa mano qui, noi abbiamo la certezza di assicurarci il contratto. In che modo? Devo giocare con cuori, ma non l'asso di cuori e cuori. Abbiamo visto che l'asso di cuori e cuori gli avversari mi possono lisciare. Ora si tocca la dama di cuori. Sembra strano, ma è così. Se gli avversari vincono sulla dama di cuori, diciamo che Nord vince con il re di cuori, può incassare la fiore. Noi naturalmente adesso qui ci possiamo buttare via una parte che non serve. E qualsiasi cosa giochino gli avversari, voi vedete che io ho la possibilità, mettiamo che giochi due picche, io adesso metto la piccola, vinco di mano, sblocco il passo di cuore, vado al morto con le ire di picche, ora mi incasso le cuori e dopo alla fine farò l'asso di quadri e l'asso di picche. Adesso sulle tre cuori si butto via le due quadri e la picche e poi io reclamo gli ultimi due assi, l'asso di quadri e l'asso di picche. Quindi vedete, giocando la dama di cuori, ma torniamo indietro, Nord potrebbe
fare come abbiamo visto prima, lisciare la donna di cuore. Però c'è questo particolare, a differenza di quello che abbiamo fatto prima, che abbiamo fatto asso di cuore e cuori, ecco, noi giocando la dama di cuori, se non della liscia, è chiaro che non possiamo più giocarla sui cuori, però noi non abbiamo affrancato nessuna presa agli avversari a cuori. Ora possiamo giocare ancora, adesso sì, possiamo giocare picche, fare la parte quadri. La differenza che c'è rispetto a prima, adesso gli avversari vincono, si incastrano il re di fiori, ma è l'ultima presa che farà. Nel senso che adesso qui butto via la picche e adesso posso reclamare le rimanenti prese perché l'asso di cuore è vincente, l'asso e dama di picche sono vincenti e le tre quadri sono tutte e tre vincenti. E gli avversari non possono più fare il re di cuore. Mano numero 5. Allora, dunque, la mano 5 e la 6, perché io sono abituato ultimamente, ho messo due mani praticamente abbastanza difficili di gioco, ma soprattutto complicate in controgioco. Allora, vediamo un po' perché. Il controgioco è una cosa un pochino più complessa. Allora, vediamo. Nod che è a basso, Est apre un picche, Sud dichiara passo, hanno 5-5, però non ha. Sì, qualcuno potrebbe anche intervenire, però diciamo non è con la dama secca di picche, dama è soltanto 8 punti laterali con 5-5, è un po' difficile l'intervento. Comunque, su un picche. Passo, tocca a Ovest. Ora, con le carte di Ovest, se ci sono quelli che giocano il due picche costruttivo, è giusto dire due picche. Altrimenti, se avete gli strumenti per poter dire al compagno che avete una decina di punti con l'appoggio terzo, ecco, questo è il momento di utilizzare questi strumenti. Chi gioca due picche, che vuol dire soltanto 6, 6, 7, 8 punti, è facile che finisca per giocare soltanto due picche. Infatti c'è in questa mano quelli che si sono fermati e hanno detto solo due picche. Se due picche invece può essere anche una roba da 9-10 punti, come in questo caso, allora le cose sono un po' diverse. Perché Est che ha apertura piena con la sesta di picche, diciamo che ne dice tre. E così potrete anche giocare quattro picche in questa mano. Certo che se non siete attrezzati per dire che avete una decina di punti, con l'appoggio terzo di picche diventa un po' difficile chiamare questa mascia. Comunque, vediamo per quelli che hanno giocato quattro picche. Sud c'ha l'attacco naturale, dama di cuore. E vediamo come si gioca in queste mani, perché apparentemente sembra che ci sia una perdente di cuore. Picche non si sa bene, perché se sono divise 2-2 le corrono tutte, però potrebbero essere 3-1, ci manca dama fante 10, potremmo anche pagare una picca. Quindi una cuore, una picche, poi a fiori, anche lì, e a quadri, anche a quadri, se può andare bene o male la base. Quindi è una mano un po' complicata, con tante possibilità. Intanto la prima cosa da fare, noi lisciamo la prima cuore. Perché prendere poi non si sa bene cosa giocare. Mettiamo che Sud continui fuori, 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 e noi diciamo quasi. Adesso fate molta attenzione, questa mano qui. Come si gioca questa mano? Perché dove fate le prese? Allora io dico, ma il modo corretto di giocare la mano è questo qui. Intanto battete la subito, ma non dovete battere anche a te. Solo un giro è sufficiente. Perché poi avete bisogno di tagliarvela fuori, però non è ancora venuto il momento di tagliarvela fuori. La quella potete tagliare quando volete voi. Adesso con queste carte bisogna fare la pass di qua. Padre, passata la donna. E Nord vince con il re. Ora attenzione. La difficoltà di questa mano è che cosa deve fare Nord. Vedete, Nord ha fatto la presa con il re di quadri. Dopo aver visto asso di picche e la donna del suo compagno,
ci sono tanti che hanno ritenuto quasi naturale, obbligatorio giocare fate di picche. E guardiamo un po', un ritorno fate di picche, guardiamo cosa succede. Il re fa presa. Adesso non è ancora venuto il momento di tagliarvi la cuore, perché adesso potete giocare quadri. Voi sapete che c'è nord, c'è 10 di picche franco, però adesso giocate quadri e la tagliate. Vedete, se le quadri fossero state 3-3, adesso avremmo affrancato la quadri, però anche se non sono 3-3, guardate, adesso è venuto il momento di tagliarvi la cuore. E vi tagliate ancora l'altra quadri. E voi vedete che siete riusciti ad affrancare l'otto di quadri. Adesso andate al morto con l'asso di fiori. E sull'otto di quadri vincenti buttate via la donna di fiori. Certo, no, può tagliare, però è l'ultima presa che fanno. Adesso quando giocherà a fiori, voi tagliate e reclamate l'ultima presa. Ecco, giocando in questo modo avete giocato per la posizione favorevole dei re di quadri, la divisione delle quadri del 3 oppure delle picche, cioè vi siete presi tantissime chance per fare questa mano. Però non ha commesso un errore. Perché? Vediamo qual è l'errore che è stato commesso da Nord. Nord avrebbe potuto battere il contraccatto. In che modo? Vediamo. Allora, il contratto è 4 picche. Difficile da vedere, del secondo gioco. L'attacco è dama di cuore. Cuore, cuore, e questo qui dice. E gioca fante di cuore. Cuore. E vince con l'asso. Questo ha battuto l'asso di picche, corretto fino adesso. Vede tra la donna. E adesso ha fatto una passa di cuore. Piccola, dama. E ora dice con il re. Ora, attenzione, Nord ha il tempo giusto per mettere in crisi il dichiarante. E dice, in che modo? Non giocando picche. Sì, proprio il dichiarante, ma no, fiori è sbagliato giocare fiori. Giocare ancora quadri, abbiamo già visto prima che cosa succede, che il dichiarante si affianca ai quadri, la quinta quadri. No, allora è il momento di giocare fuori. Guardate un po' che cosa succede giocando fuori, che il dichiarante è costretto a tagliare prematuramente. Adesso che fa? Adesso se il dichiarante, diciamo che il dichiarante adesso passa di quadri, quadri, ecco adesso la taglia, adesso molto probabilmente adesso si riesce a fare il contratto, adesso ovviamente incartando nord adesso. Però diventa un po' più difficile adesso la cosa. Adesso no, riesce a battere il contratto giocando picche. Perché? Perché adesso giocando picche, scartando per esempio una fiore del morto, vedete, no, vince e vedete, non avendo più cuori, adesso è costretto a giocare quadri e allora aiuta il dichiarante, oppure a giocare fiori e ecco, ma in questo caso qui vedete che il dichiarante ha la possibilità di indovinare. Adesso se il dichiarante mette la piccola fiore, indovina e mantiene il contratto. Però vedete, no, giocando il re di cuori, facendo tagliare prematuramente il dichiarante, lo mette in seria difficoltà. Mano numero 6. Allora, pesta con cuori. Sud dichiara passo, ovest dichiara passo, sono 3 punti. Tocca a nord, che si dichiara con le carte di nord? Beh, ci sono quelli che hanno detto un senza, però un senza da ultimi di mano dovrebbe, quasi tutti la giocano con una mano un po' più debole. Cioè, un senza ultimi di mano la potete fare anche con 12-13 punti. Con le carte di nord, adesso che avete l'apertura di un senza, bisogna dire contro. Est dica passo, adesso tocca a sud, mettiamo che sud dica un picche, passo, adesso sì, nord può dire un senza, adesso se no, però avendo l'appoggio a picche è chiaro che la situazione è un po' diversa, adesso con le carte di nord
su un picche del compagno si può dire due picche, tre picche o addirittura si può dire due cuori, guarda che c'è una mano forte o l'appoggio a picche. E quindi questa è una mano dove si possono giocare due, tre picche o addirittura quattro. Adesso vi faccio vedere che cosa è successo a quelli che hanno giocato quattro picche, perché ci sono quelli che hanno fatto quattro picche. L'attacco di Ovester, scusate, torno indietro, l'attacco di Ovester è normale e nove di cuori, visto che il compagno ha perso più cuori. Questo è un problema di controgioco. Vedete, perché? Perché adesso vi faccio vedere che cosa c'è. Ci sono quelli che hanno vinto a cuori e no, non curanti della situazione, avendo due prese di sicuro a quadri, ci sono quelli che hanno giocato fiori, hanno giocato avendo due prese a picche, hanno giocato quadri. In questo momento qui hanno regalato il contratto. Perché? Adesso subito dichiara, gioca a picche, esce e vince con la donna, insiste con la quadri. Sul taglia, gioca ancora picche, est vince, a vedere, ancora continua con i quadri, però la perdente di cuori è sparita. La perdente di cuori di sud, perché sud adesso, vedete, adesso gioca fiori, le picche sono finite, adesso gioca dei fiori, gioca ancora fiori. Supera con la donna, incassa 10 di fiori su cui si butta via la cuori e come vedete adesso reclama le ultime tre prese. Che cosa è successo? Che essa ha regalato il contratto giocando in questo modo. Vediamo perché ha regalato il contratto. Perché aveva il dado da sola, se si fida del compagno, sa che il compagno è attaccato di 9 di cuori e dovrebbe avere singolo o due carte, non dovrebbe avere tre carte di cuori, visto che esta ha aperto più cuori. Normalmente nel seme dei compagni si attacca dando il conto, se uno ha tre carte dovrebbe attaccare la più piccola lì, va bene, ma nel momento in cui è attaccato con i 9 di cuori, ecco, allora vediamo, il contratto è 4 picche. E l'attacco è stato 9 di cuori. Se dichiarando e mette la piccola, è fatta la presa con 9 di cuori, e voi andate sul sicuro, avendo due prese di picche, basta fare il taglio a cuori al nostro compagno e si fa la mano. Con queste carte qui bisogna giocare cuori, la piccola, il re, quello che volete. Giocate cuori, l'avversario vince, adesso viene in mano con la quadri, fa la pass di. Fa l'impasse di picche, che ovviamente voi sapete che va male, si mette male, ma adesso con il taglio della cuori, da parte del compagno, e il contratto viene battuto. Eppure molti hanno commesso questo errore. Mano numero 7. Ah, volevo farvi vedere, rimetto di nuovo la 6 per farvi vedere come la cosa diventa ancora più semplice se il contratto viene giocato da nord. Perché se il contratto di 4 picche venisse giocato da nord, la cosa sarebbe ancora più semplice perché con, vediamo, passo, 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 vediamo se è nord a giocare 4 picche. Tutto dipende un po' dall'attacco, ma con l'attacco di re di cuori. Si vede il morto, adesso vedendo il morto, ma se il nostro compagno ci dà il 9, beh, non dovete avere dubbi adesso. Questo vince con l'asso dei cuori, va morto a quadri, fa la pass, può fare la pass di picche, ma voi fate la presa e adesso giocate dama di cuori e cuori taglio. Diventa ancora più semplice se a giocarle a nord, perché anche vedendo le carte non potete più sbagliare. Con il conto da parte del compagno di 9 di cuori diventa banale e semplice dargli il taglio. Mano numero 7. Dunque, adesso qui sud apre un quadri. E Ovest interviene un cuore. Tutto
normale. Se c'è chi fa l'intervento a due perché sa l'apertura, va benissimo. Chiaramente, se uno invece, se per qualcuno due cuori di intervento è un salto debole o debole medio, allora è meglio dirne uno. Un cuore non mi dichiara passo, perché avrebbe poco da dire. Adesso tocca a Est. Est praticamente sa l'apertura. Vedete che c'ha tre re e due dame. Ora, è normale adesso con le carte di Est si dichiara due quadri per dire che tipo di intervento hai. E adesso se Ovest dichiara due cuori, dice di avere un intervento minimo, ma con i due quadri del compagno bisogna dichiararne tre di cuori. Chiara, tre cuori, che vuol dire che ha un intervento buono, e il suo compagno dichiara quattro cuori. Vediamo l'attacco di Nord, visto che non ha nessun elemento, il compagno si è aperto due quadri, quindi è normale l'attacco di parte. Allora, il dichiarante conta 6 prese di cuori, 2 di picche 8, 1 di quadri 9. Tenuto conto che Sud ha aperto, quindi immaginare che possa andare bene l'espas di fiori è un po' dura. E allora, vediamo quali chance ha il dichiarante per fare questa mano. Beh, l'espas di fiori se lo tiene come ultimissima risorsa. Bisogna andare a vedere se è possibile tira fuori la decima presa da qualche altra parte. Allora, intanto qui mettiamo i re di quadri. Sud vincerà l'asse. E non avendo niente di meglio, continua con il fante di padri. E noi diciamo con la donna. Fino a qui ci siamo. Adesso giochiamo un paio di giri di cuori. Passo di cuori e vediamo che tutte rispondono. E la cosa si è fatta molto molto interessante per il dichiarante. Perché? Perché adesso il dichiarante, adesso vi faccio vedere come si gioca, visto che i cuori non ne hanno più gli avversari, ora bisogna sfruttare bene quel 9 di quadri per incartare Sud. Però attenzione, ora, per quelli che hanno giocato picche per il re, per giocare 9 di quadri, per il momento è ancora sbagliato, bisogna giocare a Sud picche. Piccole picche per il re, questo è il modo corretto di giocare la mano. E adesso si gioca a 9 di quadri e quando Sud vince con le 10 bisogna scartare la picca. A questo punto il contratto è facile adesso. Perché? Perché Sud è incartato. E dice, ma vedete che adesso Sud o gioca l'asso di fiori o gioca qua di tre scarto. Attenzione! E se avesse avuto ancora una picche? Beh, se avesse avuto ancora giocava picche, noi l'avremmo tagliato, ma affrancando la quarta picca del morto. Quindi vedete, questo era il modo corretto per giocare la mano. Cioè, dopo aver visto che le cuore sono divise, diventa quasi praticamente obbligatorio questo gioco. Si passano le picche sulla quale si poi si gioca il quadri per incartare sud, scartando la pendente di picche. E adesso praticamente la mano è finita, perché Sud adesso può giocare qua di taglio scarto, ma noi scartiamo e tagliamo al morto. Mano numero 8. Ovest apre un fiori. Fa 13, fa Nord. Con le carte di Nord interviene un quadri, è normale. Est dichiara passo. Est potrebbe dare l'appoggio a barrage a compagni, però se l'apertura di fiori, se fossimo certi che ha le fiori andrebbe bene, altrimenti con le carte di Est, per carità, qualcuno può anche dire tre fiori tipo barrage, però diventa, è un po' rischioso. Quindi è normale dire passo. Tocca a Sud. Sud dichiara un cuore. Ovest è un po' spiazzato, ma è obbligato a dire passo. Tocca a Nord. Nord dichiara un picche. No, Est dichiara passo. Adesso tocca a Sud. Ora Sud deve farsi vivo, insomma. Beh, certo che il compagno ha dichiarato di avere almeno 5 quadri e 4 picche, e adesso potrebbe anche avere singolo di cuore, però
Noi, in fin dei conti, abbiamo quasi l'apertura, quindi è normale con le carte di sud dichiarare 3 conti. Ora, su 3 conti, non potrebbe dire 4 cuori. Questa mano qui, guardate, l'attacco di Ovest è asso di fiori. Ovest è pregusta già la possibilità di battere il contratto, perché vedete, ha due leve di cuori di sicuro. E nella sua testa immagina di fare due prese di fiori. Quindi, passo di fiori, e gioca re di fiori. Fiori è su della taglia. Attenzione, Ovest, diciamo, adesso è un po' preoccupato perché dice: beh, adesso che ha tagliato, adesso come faccio a battere il contratto? E adesso vediamo come si gioca questa mano. Cioè, ci sono quelli che hanno giocato il re di cuori con queste carte, ma Ovest correttamente adesso il re di cuori lo liscia. E adesso, se adesso uno gioca ancora cuori, Ovest vince con la donna di cuori e gioca fiori. E guardate un po' che cosa succede adesso, fiori. Sud vince con la 8, ma può giocare ancora cuori, ma Ovest vince a sua volta e gioca ancora fiori. E vedete che come è riuscito a mandare il fuorigioco è dichiarante, perché adesso giocando per la quarta volta a fiori, vedete che è dichiarante, adesso deve consumare la 2 e è stato promosso il 6 di cuori dell'avversario. Adesso noi ci incassiamo le 3 picche che siamo le 2 palle, ma l'ultima cuori la fanno gli avversari e quindi si va sotto in questa mano. Si poteva giocare diversamente e adesso vediamo la risposta. Qual è a questa domanda? Si poteva fare il contratto? Sì. Allora, vediamo. Il contratto è 4 cuori. Per assicurarsi le 10 prese, guardate, dopo l'attacco fiori, e fiori ancora, io capisco, cioè adesso in mince è normalissimo giocare il re di cuore, eccetera, ma se fossimo in duplicato, come si gioca questa mano? Allora, di grande si rende conto che ha la possibilità di scartare la perdente di quale sulla quarta picca del morto. Quindi, questo che cosa vuol dire? Che persa una presa a fiori può anche permettersi il lusso di perdere 2 prese di cuori. Ovviamente è chiaro che posso perdere 2 prese di cuori, cioè dare la presa all'asso e a fante. Però c'è un problema, che se questa mano qui, se io gioco re di cuori, abbiamo già visto che di prese di cuori finisce che ne pago 3. Perché l'avversario, ripeto, se gioco re di cuori, l'avversario mi liscia. E vedete, adesso continuando cuori, l'avversario è in grado di fare fante di cuori, di mandarmi fuori gioco, giocando sempre fiori e facendo in modo di perdere, facendomi perdere 3 prese di cuori. Invece, per mantenere questo, la risposta c'è in modo molto semplice. Voi vedete, fatto questo taglio, bisogna giocare la piccola cuori. Ora, sulla piccola cuori, se gli avversari lisciano, ecco. È successo, adesso posso giocare re di cuori, però ora non ce la fanno più a mandarmi fuori gioco. Perché adesso mettiamo che giochi fiori, vedete, io adesso posso tagliare, batto anche la donna di cuori, e adesso gioco le mie picche tranquillamente. Gli avversari faranno ancora una presa di cuori, ma nulla di più. Torniamo indietro. E dice, ma e se invece sull'otto di cuori vince con il fante? Ecco, questo è il motivo per cui si gioca l'otto di cuori, perché se vincono con il fante, anche avendo la quarta di cuori, guardate un po' che cosa succede. Ora, Ovest, fatta la presa con il fante, l'unica cosa che non può proprio fare è quello di giocare ancora fiori, perché io non taglio di mano, taglio con le 3 di cuore del morto. Se Ovest continua a fiori, vedete, non ce la fa a mandarmi fuori gioco, perché se gioca fiori io la taglio al morto. Ecco il motivo per il quale bisogna giocare l'otto di cuore.
Se poi sul fatto fan di voi gioca da qualsiasi altra parte, mettiamo contro i quadri. Ecco, adesso si vince, adesso si gioca il re di cuori. E vedete l'avversario adesso liscia o meno, può lisciare, può vincere, poi gioca ancora cuori. Vedete, adesso vince con l'asso di cuori. Però se gioca a fiori facendiamo a tagliare, a battere, a toglierli via le ultime due e poi a reclamare le restanti prese. Se gioca quadri, vinco con la squadra a morto, vengo in mano con una picche, tolgo l'ultimo cuore degli avversari e adesso reclamo le restanti prese. Ovviamente la quadri va a finire sulla picche vincente. Questo è il modo corretto di giocare, cioè l'otto di cuori andava giocato, se fossimo stati in duplicato era obbligatorio. Certo, lui dice, ma ci potrebbe essere il fante secco di cuori regalo a una persona? No, questo no. Noi possiamo permetterci il lusso di pagare due prese di cuori, l'importante è evitare fuori gioco. Mano numero 9. Allora, 9 apre il picche, est dichiara passo, sud dichiara due quadri, ovest passo, nord dichiara due cuori, come vedete, nord ha 16 punti a mano, ma su due quadri del compagno non occorre far salti, quindi intanto si dichiara due cuori. Certo, uno dichiarerebbe due cuori anche con un re in meno di quello che ha, ma ciò non toglie che non bisogna fare salti sul compagno, a meno che non abbia un significato ben preciso. Quindi, allora, su due cuori, diciamo che su due dichiara quattro cuori. Questo quattro cuori significa che ha una mano, diciamo, normale, ha una mano positiva, diciamo, però non necessariamente una mano da slam. Fatto sta che adesso vedete il nord, che avendo 16 punti può anche riaprire la dichiarazione. Certo, se sul di due cuori ne dichiara tre diventa tutto più semplice, perché su tre cuori adesso dandosi i controlli eccetera si può andare a fine a slam. Su quattro cuori diventa un po' più complicato, però ci superi che ciò nonostante con le carte di nord hanno detto quattro senza. Sud dichiara cinque fiori, che vuol dire che ha zero o tre assi. E adesso vediamo, certo, potrebbe avere zero assi, no? Zero assi è un po' improbabile, perché cosa potrebbe avere? Visto che non dovrebbe avere né di cuore, né asso di fiori, né asso di quadri, quindi è più facile che abbia i tre dei cinque assi, cioè re di cuori, asso di fiori, asso di quadri. Certo, sono le uniche carte che potrebbe avere, però vediamo, se non adesso dichiara cinque cuori, dovrebbe arrivargli 6 cuori da parte di Sud, visto che Sud è stato molto prudente dicendo 4 cuori prima, adesso sulla riapertura del compagno bisogna andare a slam. Vediamo come si gioca questo slam. L'attacco normalissimo da parte di Est, dama di quadri, nonostante ci sia stato intervento 2 quadri da parte di Sud. Come si gioca sta mano? Avete quasi tutte quante le attu maggiori. Certo che potete fare due prese di quadri, due prese di fiori, una presa di picche. Ora ci sono due strade. Una è quella di fare praticamente tutte le teste, asso di quadri, asso di fiori, l'asso di picche, e poi giocare a tagli incrociati. Solo che però anche qui fare tagli incrociati significa che poi dovreste tagliare le quadri di mano, le picche a morto, cioè gli avversari dovrebbero rispondere, perché non è che avete tutte quante le attu maggiori, quasi. Oppure potreste giocare sull'affiancamento. Certo che è inquietante l'attacco dame di quadri con le quadri dichiarate da sud. Ora vi faccio vedere come va giocata questa mano, perché la mano corretta è quella di giocare a affrancare le picche, se è possibile. Con le picche divise 4 a 3, questa mano diventa quasi di battuta. Con le picche divise 4 a 3.
Allora, quando voi avete la 4-4, ecco, ricordate che dovete sempre stabilire e dovete giocare sull'affrancamento di un seme. Se voi avete deciso l'affrancamento delle picche, che è la cosa logica in questa mano, allora o giocate sull'affrancamento delle quadri, allora dovete giocare le di quadri, asso di quadri, poi affrancare le quadri, ma poi dovreste anche tagliarvi una fiori. Oppure giocare sull'affrancamento delle picche. Cioè, quindi stabilire che la mano base è proprio nord, quello che è aperto. Ma se volete giocare all'affiancamento delle picche, la prima presa la dovete fare con l'asso di quadri. Cioè, la regola è preservate il più possibile le riprese alla mano base. Perché adesso vedete, adesso giocate picche, asso di picche e picche tappia. Vedete, adesso avete fatto già un taglio. Se per caso le picche sono 4-3, diventa una passeggiata questa mano. Adesso vabbè, giocate re di cuori, piccola cuori, re di 10. Ecco, il fatto di trovare le cuori 4-1 non è una cosa che vi mette tanto in allarme. Vediamo, perché fatto questo, a questo punto giocate picche e ve la tagliate. Le picche non sono ancora franche, però gli avversari ne hanno una sola. Guardate perché avete dovuto tenere il re di quadri in mano e vincere la prima presa con l'asso, perché adesso venite in mano con i fiori, togliete le ratucche degli avversari, quindi qui ci potete scartare i quadri, giocate ancora fuori. Scartate pure, ecco, praticamente avete tolto tutte, non ne avete più la tua, però voi avete ancora il re di quadri, che è la carta più alta a quadri, l'asso di fiori, e giocate picche affrancandovi la quinta presa, la quinta picche. Quindi adesso gli avversari vincono, e che cosa può giocare? O quadri o fiori? Vediamo, gioco fiori, fate la presa con l'asso. Avete il modo per venire in mano con la quadri e incassate la picche vincente. E questo era il modo più semplice per fare le 12 prese. Bastava trovare le picche divise 4-3. Il fatto che le tu siano 4-1 non è una cosa che ci può preoccupare. Mano numero 10. Allora, est apre il picche, sud dichiara basso, ovest dichiara due cuori, nord dichiara basso. Con le carte di est, visto che due cuori deve essere almeno un quinto, no? E con le carte di est si può anche dire tre cuori, avendo tra l'altro anche una bella mano, avendo asso, asso e asso re terzi. Ecco, su tre cuori adesso ci sono quelli che si sono accontentati e hanno giocato solo quattro cuori e quelli invece che hanno spinto la dichiarazione. Adesso su tre cuori, su quelli che hanno cominciato a spingere e sono arrivati fino a giocare sei cuori. Ora io vi metto sei cuori solo per farvi vedere come vanno giocate sei cuori. Però è normalissimo giocare quattro. Però, dato che c'è chi ha spinto fino a 6, vediamo come si giocano a 6 cuori. Attacco normale da parte di nord e 10 di cuori. Come nella mano di prima, prima avevamo il fit 4-4 e abbiamo giocato sull'affrancamento. E abbiamo visto che siamo riusciti ad affrancare la quinta picche. In poche parole, qui potremmo quasi fare la stessa cosa. Però c'è un problema in questa mano qui. Vediamo, se noi facciamo 5 prese di cuori, una picche 6, 3 quadri 9 e una fiori 10, dobbiamo fare 12 prese. Potremmo riuscire ad affrancare una picche? Sì, però oppure sperare che ci siano le quadri divise 3-3, anche quella è un'altra strada. Certo che riuscire ad affrancare. Allora, vediamo qui, prendiamo con l'asso di.
Vediamo, se io riesco, vediamo, se io voglio giocare all'affrancamento delle picche, vediamo, supponiamo che io voglio giocare all'affrancamento delle picche. Adesso ti faccio vedere qual è il problema di questa mano. Picche e picche e un taglio. E adesso? Posso andare a morto con il re di cuore, tutti rispondono. Perfetto. Però c'è un problema adesso. Gioco ancora picche e l'affranco, ma non riesco ancora ad affrancare le picche, perché le picche sono 4 e 3. Però gli avversari hanno ancora una tua, ed è evidente che io adesso posso tagliare la picche, però come faccio ad incassarla? Adesso dovrei incassarla con una di cuori, ma le picche non sono ancora franche. E al momento c'è soltanto l'ingresso di asso di cuori. Potrei giocare adesso asso di fiori, fiori taglio. Però, e voi vedete che qui la cosa adesso gioco quadri per la mano, niente, adesso l'unica speranza è che ci siano dei pari di Pisa 3-3, perché vedete che adesso devo abbattere la donna di cuore, le picche non mi servono più, sud ovviamente pisca come fiori, adesso provo le quadri, però non trovando le quadri divise, alla fine sono costretto a soccombere e ad andare un dato. Potevo fare questa mano. È un po' difficile questa mano qui, però la risposta è sì, si poteva fare la mano affrancando la quinta picche, però avete visto che non riesco ad affrancare la quinta picche perché non ho a sufficienza. Vediamo come si può affrancare la quinta picche tagliando una sola. Non posso, allora, vediamo, il contratto è 6 cuori. E gli avversari mi attaccano 10 di cuore. Io non posso tagliarmi due o tre fiori al morto, perché dovrei tagliarle, una la posso tagliare con il 3 di cuori, e le altre dovrei tagliarle con asso o con re di cuori, ma è proprio la tua agli avversari. Potrei tagliare, fare asso di fiori, fiori tagliata con i 3, e poi vedere in mano con la quadra e tagliarmi un'altra fiori, però dovrei tagliare con il re di cuori, però più tagli faccio al morto, e promuovo le atture degli avversari. Invece vediamo un po' qui, asso di cuori. Sembra strano, ma questa prova qui si può giocare sull'affrancamento della picche. Però per farlo devo fare questa cosa qui. Piccola picche, gliela do subito la presa. Si fa colpo in bianco a picche. Guarda, non vince. E gioca ancora fuori. E io dico con il re. Guardate un po' la differenza che c'è rispetto a prima. C'è ancora una tua in giro, ma io adesso gioco picche e la taglio di mano. Passo di fiori e fiori la taglio a mano. Piccola picche e la taglio di mano. Guardate. Ora le due picche del morto sono franche, perché c'è rimasta soltanto una picca, ma io sono ancora l'asso seconda. Adesso batto la donna di cuori, qui scarto i quadri che è inutile, e adesso faccio le di quadri, dama di quadri, e il morto è chiuso. Sono riuscito ad affrancare la quinta picca e a incassarle, facendo il colpo in bianco all'inizio. Vedete che rispetto, mentre nella mano di prima alla fine ho ceduto una picca agli avversari verso la fine, adesso invece la picca agli avversari la devo cedere fin dall'inizio. È un po' difficile, però con un colpo in bianco si riesce poi alla fine ad affrancare le picche. Mano numero 11. Sud apre cuori. Ovest troppo forte per dire semplicemente due fiori. Quindi è normale dichiarare contro con le carte di Ovest. Con le carte di Nord potevano dichiarato tre cuori, tipo barrage.
altrimenti uno dichiara due cuori, insomma, comunque l'appoggio con la quarta bisogna darla al compagno. Se tre cuori vuol dire barrage, ovviamente cosa succede? Che est di Carapasso, sud di Carapasso e adesso con le carte ovest ci sono quelli che hanno detto contro di nuovo e quelli che invece hanno detto quattro fiori. Certo che vedo che questo tre cuori barrage ha messo in grossa difficoltà gli avversari, perché adesso potrebbero giocare il contratto sbagliato, magari giocare quattro fiori. Se est invece adesso dichiara quattro picche, e vediamo un po' che cosa succede a quattro picche adesso. Tocca a sud ad attaccare, certo può attaccare l'asso di cuore, il compagno gli ha dato l'appoggio, però è normale con le dame a fare 2 di 4 attaccare al pari. Come si giocano queste quattro picche? Perché sembra che ci sia una perdente di cuori e due di quadri. Ma dove facciamo le prese? E vediamo. Allora adesso vi faccio vedere il modo corretto di giocare questa mano. Allora, si vince con l'asse dei quadri. Battiamo un pezzo di picche, ma uno solo. Adesso bisogna giocare sull'affrancamento delle fiori. Avete qua? Quindi bisogna giocare passo di fiori. Re di fiori. Ma attenzione, non commetto l'errore. Adesso quando giocate i fiori, è chiaro che se Nord scarta la potete tagliare con la piccola, ma se vedete Nord mette la donna dei fiori, ora qui c'è un problema, perché se tagliate con la piccola vi beccate sul taglio, poi si incassano le due quadri e anche la cuori. Non potete neanche, se scartate la fiori, la quadri, non è che ci guadagnate molto di più, perché voi vedete, scartando la quadri, vedete che adesso l'avversario può giocare tranquillamente con quadri, vedete adesso qui vince con infante, può giocare ancora quadri. Beh, se gioca ancora quadri, è chiaro che il dichiarante vince, sono tutte le fiori vincenti, ma torniamo indietro. Quindi, no, dopo aver fatto la presa quadri, sapendo che il dichiarante di quadri non ne ha più, adesso può incassare l'asso di cuori. Allora, vedete, adesso giocando cuori, costringe il dichiarante a tagliare. E adesso si può battere il re di picche, però. Ha già perso tre prese, adesso finirà per battere le picche, toglie due picche di avversari, incassa una fiori vincente su cui si butta via la donna di cuori, però alla fine è andato un danno questa mano. E torniamo come c'è il momento cruciale di questa mano, che è fin dall'inizio, quindi ricarico la mano. Allora, il contratto è quattro picche. Allora, l'attacco è re di quadri, voi vincete pure con l'asso, battete un solo pezzo di picche, attenzione perché il secondo pezzo vi serve come ingresso. Ecco, adesso giocate asso per i fiori. Re di fiori. E quando adesso giocate i fiori, vedete l'ordine di rispondere, qui. Scartare, abbiamo visto che non serve a nulla. Tagliare di piccolo è pericoloso, ci mettiamo su taglio. Bisogna tagliare con la dama di picche. Guardate che cosa vi succede quando voi tagliate con la dama di picche. Adesso giocate piccola, picca per il re. Attenzione, gli avversari hanno una picca vincente, è vero, ma voi avete tutte le fiori vincenti. Adesso giocate tranquillamente fiori e ci scartate una qua. Gli avversari che cosa possono fare? Possono tagliare. Incassare la quadri, incassare anche la cuori, ma è finito adesso, perché le due fiamme avete l'ingresso con i 6 di picche a notte e le fiori sono vincenti. Certo, se sud non taglia, puoi continuare a incassare le fiori vincenti. Mano numero 12, ultima.
Ovest apre fiori. Nord interviene un quadri, fino a qui tutto normale, est dichiara un cuore. Guardate un po' che bella questa dichiarazione. Ovest un fiore, nord un quadri, est un cuore che dovrebbe essere quinto, forzando un giro, e tocca a sud. Che dichiara sud? Beh, ci sono, avendo un re dama fante 10 settimi di picche, certo uno può accontentarsi di dirne uno, cioè, ma c'è chi ha dichiarato addirittura 4 picche come sud. Tenuto conto che sono un bagno in zona intervenuto, quindi qualcosa dovrebbe avere. E vediamo che cosa succede a quattro picche in questa mano, perché tocca a ovest l'attacco. È normalissimo, però, questo attaccare 10 di cuore nel seme di intervento del compagno. Dunque, in questa mano sud conta una perdente di picche, una perdente di quadri, una di fiori. E potenzialmente anche una di cuore. Come si fa a fare questo contratto? Allora, l'idea che è venuta a qualcuno e dice questa, ma io adesso vinco a cuori, è chiaro che non vinco di mano, adesso se gioco picche l'avversario vince con l'asse e gioca la seconda a cuori. E come vedete, alla fine saremo costretti a pagare una per ogni seme, una picche, una cuore, una quadra e una fiore. Qualcuno dice, ma potrei giocare quadri e vediamo che cosa succede giocando quadri, perché Ovest può vincere oppure invece mettiamo che Ovest, che il timone che sud abbia singolo, mette l'asso e sono pari da 8 perché c'è 2 e adesso questo continua a cuori, noi vinciamo con l'asso e adesso che facciamo? Perché non possiamo ancora giocare picche, adesso è normale giocare quadri sperando che le quadri e tutte rispondano per scartare la perdente di fiori o di cuori, ma est si taglia. E che facciamo adesso? Surtagliamo, però non abbiamo i nostri problemi non sono ancora finiti. Abbiamo sempre la perdente di picche, una di cuori e una di fiori. Come facciamo ad andare a morto? Perché potremmo scartare su tanti quadri, ma come facciamo? Adesso giriamo picche, adesso c'è Ovest, non è addormentato, vince con l'asso. E si domanda adesso, come si fa a battere questo contratto? Beh, gioca a fiori, il suo compagno vince con l'asso e si incassa la cuori. E il contratto è stato battuto. Che cosa si poteva fare? Perché gli avversari hanno battuto il contratto? Semplicemente perché Sud non ha fatto le sue considerazioni fondamentali, che sono queste. Adesso gli rimetto la mano. Allora, dalla dichiarazione abbiamo capito che Est sarà la quinta di cuori, ma la cosa importante è sapere che Ovest non ha attaccato a fiori, ha attaccato a cuori. È vero che il compagno gli ha detto un cuore, ma secondo voi, Sud, cioè Ovest, se avesse avuto asso e dama di fiori, se avesse avuto asso e dama di fiori, non gli costava nulla mettere in tavola un pezzo di fiori. In fin dei conti, non sa nulla della situazione dei fiori, ha aperto di un fiore. E voi vedete che a fiori abbiamo tre cartine al morto e una in mano. Perché non ha attaccato a fiori? Ma la risposta è semplice, perché un pezzo almeno di fiori, un pezzo, o l'asso, o i re, sono in est. E allora per fare questa mano, se Ovest attacca a 10 di cuore, c'è un modo molto semplice, che è questo. Bisogna vincere di mano e non bisogna ancora giocare quadri, non bisogna giocare picche, perché se giochiamo picche l'avversario vince e gioca cuori, se giochiamo quadri l'avversario può vincere per giocare ancora cuori. Bisogna giocare fiori, perché bisogna tagliare le comunicazioni che hanno gli avversari, proprio lì e a fiori, dove tutti e due possono prendere. Ora vediamo che cosa succede. Fiori, qui vince e gioca ancora cuori. Bene. Adesso diciamo con l'asso di cuore morto. Qual è la differenza rispetto a prima? Abbiamo ancora una perdente di picche, una di cuori, una di quadri. Sì, però noi sappiamo che Ovest il cuore non ne ha più.
perché questa aveva la quinta di cuori e gli abbiamo fatto consumare le due carte di cuori. Adesso se esta non avete l'asso di picche e l'asso di quadri, vedete, la cuori potrebbe non incassarla più. Allora, preso quell'asso di cuori, si viene in mano a Fiodi. Abbiamo tutte quante le tutte alte, quindi ora possiamo giocare ai quadri. Se Oreste vince con l'asso, può fare quello che vuole, ma noi non ci permettiamo che Oreste metta la piccola. Noi facciamo la presa con il re. Adesso siamo a bordo, giochiamo ancora a fiori. Questo prova a vincere, ma noi facciamo la presa e giochiamo ancora quasi. Ora, definitivamente Oreste deve vincere con l'asso per forza, altrimenti non si fanno più prese a quadri. E adesso che fa? Adesso, se per caso gioca ancora quadri, vedete, no, qui noi tagliamo, ma abbiamo la possibilità di sottagliare e giocare ancora picche. Ma vedete, adesso giocando picche, l'avversario può vincere, anche se vince piazza e dovesse vedere, il suo compagno picche e gioca ancora quadri, il suo compagno picche non ne ha più. E quindi vedete, e se gioca fiori, taglio scarto, la stessa cosa, si taglia la morte, si scarta la cuori, e quindi vedete, adesso la cuori sparisce. Ora, il problema era, aveva il modo ovest per battere il contratto, c'era un modo che è quasi invisibile. Torniamo indietro, vediamo qual è il modo per battere questo contratto. Andiamo al tavolo. Allora, il contratto è 4 picche. Scusate, per questa mano, perché sono interessanti, perché uno non può nemmeno immaginare che c'è il modo per battere il contratto. Vediamo, l'attacco 10 di cuore. Piccola, piccola, e facciamo la presa con le pie. Abbiamo detto che noi non possiamo giocare quadri, perché giochiamo fiori per tagliare le comunicazioni. Questo vince e gioca ancora cuori. E facciamo la presa con l'asso. Ora, ovviamente adesso veniamo in mano con la fiori e giochiamo quadri. E Ovest sta basso e ci fa fare la presa con il re. Veniamo ancora a morte con fiori e la tagliamo ancora di mano. E giochiamo ancora quadri. Vedete, Ovest deve vincere con l'asso di quadri e per battere il contratto, voi non ci, che ci crediate o meno, c'è un modo solo per battere il contratto, ed è giocare piccola picche. Vedete che giocando piccola picche, come fai dichiarando adesso? Perché dichiarando, se sta basso e vince di mano, dopo deve rigiocare picche per andare morto. Diciamo che può mettere 9 di picche a morto e fa la presa. Ma adesso. Adesso se prova a incassare quadri, è Est che taglia di picche. E noi non riusciamo mai ad andare a morto. Certo, possiamo, se scartiamo la cuori siamo andati sotto. Sfruttiamo la quadri, però come facciamo ad andare a morto? E quindi alla fine saremo costretti a pagare ancora l'asso di picche e anche la cuori. Quindi vedete com'era delicata questa mano qui, ma soltanto spostando un 5 da una parte e un 6 dall'altra, diciamo, e le cose diventano complicate. Ciao a tutti, benvenuti alla prossima Buonanotte, volta. ciao Ciao. Carlo, ci vediamo lunedì, buonanotte a tutti e buon anno, ciao. Ciao, 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 ciao. ciao.